serpentino. Perché sembra la pelle del serpente. Ma serpente mia. E ha un suono. Questa va tenuta sospesa perché così non suona. Questi sono i tappi, quelli di sughero del vino, no? Ma il vino è pronto da... Questo è il telefono, non c'entra niente. Allora, c'è un segreto. Bisogna fare, mettere un po' la punta delle labbra dentro l'imboccatura e fare quello che poi in napoletano si chiama la pernacchia. Non so cos'è, tu sai però, guarda, lo sa, così. Suonava questi doppi flauti, però sono spariti anche dalla cultura tradizionale. Adesso io li ho riscoperti da 40 anni che li suono, che li presento. Però mi sono anche chiesto perché, dopo ho scoperto anche perché erano così fanatici. Allora, fantastico, perché un suono più un altro suono per uno straordinario fenomeno di acustica, i due suoni si fondono insieme e nasce il terzo suono, che anche al conservatorio mi insegnano, si chiama il terzo suono del Tartini, è una legge di combinazione di suoni. No? Però abbiamo anche scoperto poi con un'apparecchiatura che gli americani chiamano brain machine, headphone con la cuffia, un suono più un altro suono accordano i due emisferi cerebrali. Io faccio sentire senza headphone.